Il Gela, ormai ex città di Scordia, fanalino di coda, è l'avversario che il Masca Lucia San Pio X ha davanti dopo due vittorie consecutive. Un'occasione importante per proseguire l'ascesa in classifica. Non c'è più lo giudice che ha salutato il gruppo in settimana e allora dentro quasi gli stessi 11 di una settimana fa nel rotondo 0-3 vincente 10 catena. Si presenta così il Masca Lucia San Pio X proposto dal rientrante tecnico Cacciola dopo la squalifica. Inizio arrembante sarà così per almeno 80 minuti su 90. Belluso prova a fare la voce grossa due volte, prima una staffilata da fuori, poi un diagonale dagli stessi destini. 7 sul cronometro, Scalia, Ranno, sale Algiati, a destra il cross in mezzo, prova l'acrobazia Randis, Bonaccorsi in agguato, evita un avversario, vuole piazzarla tra palo e portiere, colpisce il legno, Randis traversa, doppio legno. Poi Romano mette subito in movimento Randis, la pressione sui difensori del Gela è efficace, saltato Di Martino, Randis a porto vuota, incredibile, collo pieno che va a stamparsi sulla traversa. Ancora da destra, attacchi incessanti Masca Lucia, D'Arrigo, spalle alla porta, va in leggero controtempo. Occhio alla ripartenza del Gela che si distende, passa la metà campo per la prima volta dopo quasi mezz'ora di gara. Cerca la soluzione dalla distanza, Scerra, Romano respinge, sin qui i giallorossi ospiti. Ancora biancazzurri in avanti, guardate il Gela come chiude davanti ai 16 metri, si cerca così la soluzione da parte di Algiati, molto propositivo quest'oggi, sfiorato il 7, pallone di poco fuori. Episodio da possibile penalty al 35, Randis viene travolto sul primo palo, sembra evidente la frenata dell'avversario sull'attaccante Teneo, gamba curta, poco generoso nei confronti del Masca Lucia San Pio X. Poi Lupica, eccellente lavoro a centrocampo delle classe 2001, va su Ranno, quindi su Randis, prova a esplodere il destro Di Martino, grandissimo intervento. Algiati dall'out, Librizzi manovra questo pallone, scarica su Gallo che va alla ricerca di spazi, la tiene incollata al piede Agostino Gallo, molto bene Algiati che rimane alto, il cross Belluso, lo stacco, 1-0 Masca Lucia, Luca Belluso. Un altro ruggito dopo quello di Aci Catena, ancora prima con Lenna, per un totale di 3 gol personali. Minuto 38 al Bonaiuto Somma, si inizia a scrivere il primo capitolo del sabato di gloria. Il primo tempo si chiude ancora con Belluso protagonista, stavolta non riesce la girata su assist dalla mancina di Bonaccorsi. Squadra all'intervallo sull'1-0 ed è sempre e solo San Pio X al rientro. Bonaccorsi dalla bandierina, colpisce Randis, si impenna la sfera, traversa poi Belluso, si salva il Gela sulla linea, ma che mala sorte contro i legni, oggi siamo al quinto, 120 secondi più in là, ennesimo tiro dalla bandierina, D'Arrigo si avventa come un falco, la risposta di Di Martino, poi Bonaccorsi, un vero e proprio passaggio a livello sulla sua corsa, e calcio di rigore, ineccepibile, momento importante della partita. Alessandro Randis ha l'opportunità di raddoppiare, la potenza e l'effetto nel destro, 2-0 Masca Lucia San Pio X, Randis segna ancora come Belluso e per lui è il gol numero 5 in campionato, 3 pali oggi, alla fine il centro che arriva dagli 11 metri per Randis, sostanza e numeri scavalcano così la dea bendata, minuto 52 alla Bonaiuto Somma, Masca Lucia San Pio X 2, Gela 0. Qui Librizzi tentenna un po', non riesce a uscire, hanno una zona altamente nevralgica del campo, Dadone vede Scerra al limite, sfera il destro, il Gela accorcia le distanze. Alla seconda conclusione verso la porta di Romano, i giallorossi fanno centro, siamo al 14, 2-1, clamorosamente si riapre la contesa. Entra intanto Marino per Belluso, Cacciola rafforza la mediana, proprio Marino, riceve da Librizzi a sinistra, Marino ne salta uno, è una solo per lui, ne salta anche un altro, si avvia verso la porta ospite Marino, Di Martino, grandissima chiusura nel pertugio vicino alla base del palo, sarà dunque corner, palla in mezzo, Randis, si salva il Gela, poi tutti nel mucchio,
L'azione prosegue, buona Corsi, va in palleggio, la conclusione, il pallone fuori. Gela, che si vede su punizione, Tomaino si incarica dell'esecuzione, Romano blocca a terra con sicurezza. Calano vistosamente i ritmi negli ultimi 10 minuti, alla 34 esce Algiati, entra Marchese. Cambio tra Under per Algiati, una partita significativa. Proprio Marchese se ne va verso la porta, entra in aria, frana qualche protesta ma non più di tanto. Si prosegue, dice gamba curta. Secondo e ultimo cambio delle Mascherucie, dentro Anastasio, fuori Lupica, siamo allo scoccare del 90. Dopo 6 minuti di recupero finisce qui Mascherucie San Pio X che batte il Gela 2-1 e sale a quota 15 punti, in concreto è la terza vittoria consecutiva, 15 punti in classifica, il momento è di quelli positivi. E adesso Giarre, domenica 24 novembre in casa di una delle battistrade di eccellenza, Girone B, quando il calendario segnerà la giornata 11. Sì, va bene, no, non ho fatto la cosa.